Ciao e benvenuti in questo nuovo video, o bentornato se già hai visto alcuni dei miei video o fai parte dei ragazzi che mi seguono su YouTube. E oggi vorrei parlarvi dei 10 consigli, anzi voglio darvi 10 consigli che darei a me piccolina piccolina che disegnava nel banco della Kiko guardando i cartoni animati. Sono 10 consigli che servono per migliorare nel disegno. Il primo consiglio che mi sento di darvi e dare a me stessa è quello di non disegnare a memoria, assolutamente no. Perché quando ci si approccia al disegno, diamo un po' per scontato le prime volte che siamo in grado di saper disegnare quella cosa lì. L'abbiamo vista tante volte, la vediamo tutti i giorni e quindi si pensa subito di saper disegnare appunto quella cosa a memoria. Beh, non è così, non è assolutamente così. Cioè, in realtà è vero che quella bici la vediamo tutti i giorni, che quella mano la vediamo tutti i giorni, che il nostro corpo allo specchio lo vediamo tutti i giorni, ma la nostra memoria non è in grado di immagazzinare ogni singolo dettaglio della nostra vista, di quell'oggetto, e per questo saremo sempre portati a fare degli errori. Vi faccio un esempio molto pratico e molto divertente che vi invito a ripetere. Nel primo anno di università, al liceo, all'università di disegno industriale, ho fatto un corso di un anno di pittura, di disegno. Il primo giorno che ho fatto questo corso, mi sono seduta al mio banchetto, tutta contenta, e la mia insegnante, la mia professoressa, mi disse: "Chiudete tutto, prendete un foglio ed una matita." Ho detto, vabbè, ok, chiudo il computer, poso il cellulare, nascondo questo, e rimango col mio banco solo con la penna e la matita. Ok, e lei ci dice: "Ora disegnate una bici a memoria." Va bene, io inizio a disegnare la bici. Dopodiché lei ritira questi fogli e comincia a scannerizzarli e farli vedere sul monitor grande a tutta la classe. Ogni bicicletta era diversa dalle altre. Ogni bicicletta. E nessuna, e vi giuro nessuna, a parte una, e ora vi spiego perché, era giusta. C'è chi aveva i pedali davanti, chi aveva la corona della catena davanti, chi aveva dimenticato il pezzo che esce per la sella, a parte una, la mia. E ora vi spiego perché. Io sono stata in grado di disegnare perfettamente la bici perché ho corso in bici e sono sempre stata attenta. Per esempio, si rompeva la ruota e io cambiavo la ruota, si cadeva la catena, cambiavo la catena, pulivo la mia bici ogni settimana, anche ogni due o tre giorni. Quindi conoscevo così a fondo quella bici che io ho disegnato esattamente una bici. E infatti la mia insegnante si stupì che questo esercizio, anche solo nell'1% del caso, era riuscito. Così le spiegai appunto che correvo in bicicletta e che sapevo come era fatta una bici perché era la mia normale routine smontarla e rimontarla. Per esempio, anche quando dovevo smontarla per caricarla in macchina per andare alle gare, insomma, sapevo come era fatta una bici. Ma mi resi conto in quel momento che se lei mi avesse chiesto di disegnare una caffettiera e io non bevo caffè, non sarei mai stata in grado di disegnarla correttamente. Avrei sicuramente sbagliato, per esempio, la posizione della valvola, avrei sicuramente sbagliato il manico, insomma. Non avendo a che fare con la caffettiera tutto il giorno, non sarei stata in grado di disegnarla correttamente. Quindi fate una prova. Se siete a casa, prendete una matita e un foglio e disegnate la vostra bici. Poi andate in garage, in giardino e controllate se l'avete disegnata correttamente. Questo è un esempio di come la memoria in realtà non ci è utile nel disegno, perché ci inganna pensando di. Cioè, nel senso, in quel caso entra in campo il concetto dell'esperienza che noi facciamo di quell'oggetto. Quindi, per esempio, se la bicicletta che avete usato per l'ultima volta è quella con le rotelle da piccole, forse non sapete esattamente dove sono i pedali o quanto sono grandi le ruote. Cioè, l'idea è appunto, in base all'esperienza che voi fate di quell'oggetto, la vostra memoria ve lo fa ricordare in un determinato modo. Quindi perché è importante non disegnare a memoria? Perché si entra in un loop in cui se io disegno quella cosa e secondo la mia testa quella cosa è corretta, io continuerò sempre in continuazione a disegnarla in quel modo.
Quindi qui introduco anche il secondo consiglio che darei a me stessa, cioè usa le reference. Con reference intendo una ricerca di immagini che raffigurano ciò che tu vuoi andare a disegnare, una posa, una mano, un oggetto, e in questo modo, raccogliendo tutte queste reference necessarie prima di iniziare a disegnare, potrai andare a disegnare quell'elemento nella maniera corretta. Disegna oggi quell'elemento, disegnalo domani, dopodomani, un mese intero, a un certo punto imparerai a disegnarlo correttamente anche a memoria. Ad esempio, uno degli ultimi lavori che ho realizzato, che ti lascio qua in sovraimpressione, è una ragazza in uno studio che dipinge. Ho impiegato circa 7 ore per cercare esclusivamente reference per fare questo disegno. Perché non avevo minimamente idea di come potesse apparire uno studio di una pittrice, di che cosa potesse aver bisogno, di quale mood io volessi trasmettere attraverso questo disegno. Quindi 7 ore di ricerca sono tante, per farvi capire quanto è importante. Quindi il mio consiglio è quello di raccogliere sempre tutto ciò che ti piace, che sia un disegno, uno spunto, qualsiasi cosa, in cartelle sul desktop del computer, puoi stamparle, attaccarle ai muri e metterle in un raccoglitore, salvarle su Instagram. In questo modo, avendo sempre a portata di mano queste reference, sarai stimolata o stimolato. Oh mio Dio! Sarai stimolato o sarai stimolato. Cosa sto dicendo? Ah sì, studiare queste illustrazioni o queste immagini in modo tale da apprendere sempre qualcosina in più. Ok, non vi scandalizzate, ma usate dei libri con dei nudi. Ora vi spiego. Non abbiate paura di sfogliare questi libri per pudore, perché se io vado a realizzare una posa o il mio manichino, copiandolo da un'illustrazione di qualcosa, di qualcun altro, da un disegno, magari appunto uno schizzo, un manichino di qualcun altro, io non imparerò mai a sintetizzare correttamente una posa dinamica del corpo umano. Se, diciamo, non siete così confident da utilizzare questo tipo di materiali, potete anche utilizzare il vostro corpo, cioè magari utilizzate dei leggings o una canottiera, e vi posizionate davanti alla fotocamera replicando la posa che volete realizzare. In questo modo non andrete più a copiare la posa di qualcun altro, ma andrete a sintetizzare voi stessi il corpo. Quindi, per esempio, potrete disegnare quest'osso, l'osso del gomito, il polso, e in questo modo sapete che vi bastano solo questi tre elementi per poter disegnare il braccio, o in particolare la mano, cioè imparerete a sintetizzare al meglio il corpo e non avrete in futuro bisogno di cercare delle reference di questo genere. Cioè, se io voglio per esempio realizzare un personaggio seduto con le mani sotto al mento o le gambe incrociate, posso realizzarlo, posso replicare quella posa io stessa e poi rifare il disegno, ma con quante probabilità posso trovare un disegno già fatto con quella posa da copiare? Ecco, quindi sforzatevi di utilizzare foto realistiche, libri con i nudi o foto di voi stessi per imparare a disegnare le pose. Ok, ora sto tipo immaginando la me di 7 anni che va dalla mamma, dal papà a dire: mamma, mi compri il libro con le persone nude? Ok, no, però quello che voglio trasmettervi è che potete utilizzare, per esempio, ragazze o ragazzi in intimo, in costume. Il concetto che vi voglio trasmettere è che i vestiti ingombrano. Ad esempio, immagino un maglione di quelli lana molto oversize, non vi fanno vedere dov'è il gomito, dov'è la spalla. Quindi cioè, troverete più difficoltà nel disegnare quel tipo di corpo. Quindi preferite, ad esempio, anche un leggings o una maglietta e mettetevi in posa e fate la foto o cercate delle foto di questo genere per imparare a disegnare la struttura del corpo. Fai corsi e tutorial. Ok, oggi abbiamo internet, abbiamo l'immensa fortuna di poter fare dei corsi su varie piattaforme dedicate a costi molto bassi o trovare addirittura dei tutorial su YouTube per imparare a disegnare. Ve lo spiego perché mi è capitato da piccola e anche andando in biblioteca da grande di prenotare per esempio dei libri per
dove ti promettevano di insegnarti a disegnare e poi c'erano chilometri e chilometri di parole che dicevano, ok, ma quindi, cioè, cosa devo fare? Mentre invece guardare dei tutorial e guardare degli artisti o comunque dei professionisti che ti spiegano esattamente come affrontare un problema può essere sicuramente più utile. Quindi abbiamo questo strumento, usiamolo. Un altro consiglio che darei a me stessa è quello di non limitarti. Il cane che si stiracchia. Ok. Quindi non limitarti, in che senso? Se sei all'inizio del tuo percorso artistico e stai imparando a disegnare, non limitarti a disegnare esclusivamente uno stile. Per esempio, non cimentarti solo nel manga. Intanto c'è qui il cane che vuole le coccole, che si è appena svegliata. Però il concetto è che se disegni manga, non limitarti a disegnare solo i manga, perché già in realtà, sintetizzare il corpo umano nel disegno del manga è complicato, è complesso, se non si conosce correttamente la struttura del corpo e come si, realizza, perché è uno stile strettamente riduttivo e stilizzato. Quindi utilizza anche altri metodi di disegno o altre tecniche, per esempio l'acquarello, le tempere, le matite. Non ti limitare solo ad una cosa, perché oltretutto non puoi sapere che cosa ti sarà utile in futuro. Niente oggi deve essere definitivo. Quando stai imparando non c'è nulla di già prestabilito. Quindi sperimenta, sperimenta, sperimenta tutto quello che ti capita, le chine, tutto, tutto, i vari stili. Se ti capita di creare un disegno realistico, e tuo stile è manga, non fa niente, provaci lo stesso. Perché non sai, non puoi mai sapere nel tuo stile realistico che cosa inglobi, che cosa apprendi, che puoi trasferire nel poi il tuo futuro stile di disegno. Ad esempio, per me un ottimo passaggio fondamentale è stato quello di imparare a disegnare gli occhi in maniera reale, realistica, per poi saperli sintetizzare ed elaborare nel mio stile attuale di disegno. La struttura è la chiave. Se hai deciso di realizzare un disegno con un personaggio, la prima cosa più importante in assoluto che non puoi non fare è realizzare la struttura del tuo personaggio, il manichino, perché mi sono accorta che tendenzialmente i nuovi artisti o chi si approccia per le prime volte al disegno si focalizza principalmente su questa zona qui, quindi gli occhi e l'espressione del volto, trascurando poi magari la posa del volto, il tre quarti, la posa del corpo, creando poi dei personaggi che sono storti, poco dinamici, sono strani, scomposti, sproporzionati. Quindi il mio consiglio è inizia subito a fare delle bozze, a schiacciare la struttura del manichino e poi successivamente ti concentri sopra, sui dettagli, sull'espressione, eccetera. Per esempio, trovo molto interessante, porsi dei limiti di tempo per imparare a schiacciare velocemente il manichino. Per esempio, quanti manichini puoi disegnare in 10 minuti? La volta dopo ne farai uno in più. Oppure, crea la struttura del tuo personaggio in 2 minuti di tempo, cioè cronometrati. In questo modo, ti sforzerai a non concentrarti sui dettagli, ma solo nella posa e nella dinamicità del tuo personaggio. Ho deciso di concentrare una parte di questi consigli per chi lavora in digitale, perché appunto io mi occupo di illustrazione digitale. Quindi, oltre ai consigli che vi ho dato fino adesso, che sono validi sia per il tradizionale che per il digitale, vi do qualche consiglio per chi lavora esclusivamente in digitale. Come prima cosa, il mio primo consiglio fondamentale, assoluto, che non può mancare, è impara ad usare i livelli. Imparali perfettamente, cioè non puoi avere dubbi su come si usano. Infatti, per questo argomento ho fatto un video in cui ti mostro come si usano, che cosa sono, insomma, vallo a vedere se ancora non l'hai visto perché è veramente fondamentale. Grazie all'utilizzo dei livelli potrai velocizzare di tantissimo il tuo lavoro, potrai applicare degli effetti, dei metodi di colore, dei metodi di fusione, dell'opacità, potrai duplicare, cancellare, fare tantissime cose, che altrimenti non faresti e non potresti in nessun modo fare se disegni tutto su un unico livello, come se fosse un foglio. Quindi il digitale ha così tante potenzialità,
utilizzando correttamente i livelli che non puoi non conoscere. Se disegni in digitale, non puoi disegnare come disegni sulla carta. Esatto, proprio così. Nel senso che in digitale devi fare molta meno pressione. I pennelli sono tarati in modo tale che in base alla pressione hai un tratto piuttosto che un altro. Oppure un altro problema è il tratteggio. Chi disegna in tradizionale, ed anche io l'ho fatto, ed è stato difficile abbandonare questo metodo, si tende per fare una linea molto lunga, molto, cioè, dritta, precisa, fare tanti piccoli trattini. Ecco, in digitale questo lo devi assolutamente abbandonare e dimenticare perché la resa è veramente brutta di questo tratteggio. Quindi non fare come se faresti sulla carta, crea una bella riga dritta, se non lo è, cancella e ripetilo. Un altro consiglio che mi sento di dare è quello di utilizzare pennelli semplici. Lo so che Photoshop e Procreate mette a disposizione una vastità enorme di pennelli bellissimi, super carini, con varie texture ed effetti. Sì, ma se sei alle prime armi, questo è l'ultimo dei tuoi problemi. Utilizza pennelli semplici, monoline, oppure che simulino la penna o la matita sul foglio per creare le tue bozze. Il concetto è che tu ti devi concentrare a imparare a disegnare correttamente le strutture dei personaggi o il personaggio o la tua illustrazione senza dover far caso alle varianti che la penna o il pennello che hai scelto hanno sul foglio digitale. Quindi in futuro potrai poi andare a scegliere un pennello con una resa diversa, ma se sei alle prime armi, concentrati sull'imparare a disegnare e non sul gestire il pennello che hai scelto. L'ultimo consiglio che mi sento di dare, e questo vale per chiunque sia il digitale che il tradizionale, è non arrenderti. Nel senso che sì, il primo disegno farà schifo, sì, probabilmente anche il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, ma arriverà un momento in cui con tanta perseveranza, tanta pazienza, tanta costanza, inizierai a migliorare. E quindi non arrenderti se il primo disegno che fai non è così bello come ti aspettavi. È normale, non sei capace a disegnare, non sei abile nel disegno, hai appena iniziato. Sperimenta ogni giorno, segui questi 10 consigli, non arrenderti mai. Ogni volta cerca di realizzare qualcosa di differente. E questo processo e questo procedimento in realtà non deve finire mai. Anche oggi, io che disegno da tantissimi anni, sto continuando ad imparare, a non limitarmi, sto continuando a non arrendermi se il mio disegno non è così bello. Ad aggiungere ogni volta, ogni giorno, qualcosa di più ai miei lavori. Per esempio, ora ti faccio vedere il mio lavoro di questa settimana con il mio primo disegno che ho fatto in digitale. Ecco, io non mi sono arresa. Dunque, spero che questi consigli ti possano essere utili, che ti abbiano motivato ad andare avanti e a non mollare sul tuo lavoro, su quello che ti piace fare. Quindi se hai altri consigli che vorresti dare a chi sta iniziando a disegnare, puoi scrivermeli nei commenti. Se hai consigli da dare direttamente a me anche per migliorare, per esempio, la mia esposizione nei video o se hai consigli proprio per migliorare i disegni che ti ho mostrato, puoi farlo sempre nei commenti. Io sarò felicissima di ricevere il tuo feedback. Quindi non mi resta che augurarti buon disegno e ci vediamo al prossimo video.